Ciao ragazzi, allora sì, vedete un po' di casino, vedete che mancano un po' di mense. Raga, sono in fase di lavori, ma lavori perché non so più dove mettere la roba. Il mobiletto è pieno, c'è un sacco di roba da sistemare. Mensole attaccate anche da sto lato qua, però vanno perse, nel senso non si vedono. Se qualcuno mi può dare qualche consiglio, allora, momentaneamente, l'unica idea che mi è venuta è allungare le mensole, cioè andare nuovamente a comprare nuove mensole. Queste sono mensole di recupero, sono dei battiscopa, io le ho incollate, quindi questi sono incollati e sono attaccati i saponi. Quindi doppiarli, cioè fare delle mensole ancora più lunghe per inserire doppi saponi, addirittura anche gli aftershave da qualche buttati da qualche parte, in maniera che almeno riusciamo a vedere un po' di roba. Il problema è che poi rimane tutto incasinato, anche che vai a inserire i doppi saponi. Comunque, datemi dei consigli e si vede. Io lo sapevo. Asciugatrice. Cosa andiamo a utilizzare oggi? Cominciamo. Allora, andiamo a utilizzare sapone Gregory di Extro. Allora, vi dirò tutto. Allora, offerto gentilmente da Michele Lapido per il mio ordine Underground, mi ha offerto questo set qua che non arriva così. Chi mi segue su TikTok sa come mi è arrivato, l'abbiamo aperto assieme perché non sapevo cosa c'era all'interno. Quindi, questo qui poi è quanto riguarda, okay, il vasetto in ceramica, all'interno sapone. Sapone è provato, per quale motivo ho provato? Perché dovevo uscire il video, ma mentre io sono in muto, stavo facendo la mia barbetta, stavo registrando il video e mi è arrivato il controllo. Non è per qualcosa, ma stavo facendo la barba tra una cosa e l'altra. Alla fine ho dovuto staccare tutto, finirmi la rasatura per fatti miei. Quindi, qualcosa del sapone già vi so dire, però andiamo avanti. Il rasoio Mercure 37C slant, ragazzi, due pezzi. Dopo vi faccio vedere il tutto. Andiamo a prendere una lametta. Ops. Guarda, precisa, ce l'abbiamo qua. Hai visto? Mi è caduta proprio, si vede che dovevamo utilizzare lei. Supermax, andiamo a utilizzare questa. Allora, mettiamo un po' di acqua calda, così ammorbidiamo la superficie. Prezzo 48 euro. 48 euro che cosa? Il set che avete visto. Allora, per chi non conosce i set di Extro, i set di Extro sono questi. Ok? Io ho ancora questi due qua. Questo è quasi finito, ragazzi. Profumazione che mi è sempre piaciuta. Questo qui, nuovo di pacco, l'Entrée de la Sage 2. Vediamo con cosa accompagnare questo tipo di sapone. Adesso vi dirò tutto. Allora, il prezzo di questi, se non sbaglio, adesso si gira intorno alle 26 euro, mentre questo ne costa 48. Adesso io non so se è cambiata la meccanica, perché ho notato un montaggio comunque molto più, come posso dire, pastoso, molto più quelli che piacciono a me, diciamo. Quindi non vi so dire se effettivamente Estro ha cambiato l'inci del suo sapone da barba, comunque cosa abbia cambiato, ve lo faccio vedere. Non so se anche voi o solo su questo set è così. Pennellino, ragazzi, mi sono preparato il Lupa, ok, dell'Omega sintetico. Mettiamo un po' in acqua calda, non c'è bisogno di nessun preammollo per i sintetici. Qualcuno lo sa, qualcuno no, io ribadisco sempre quello che mi va di ribadire. Allora, se siete interessati alla piramide olfattiva, è qua e ve la dico dopo, così almeno mi fate compagnia. Cosa facciamo adesso? Idratiamo un po' il viso, andiamo a fare il prelievo e procediamo in rasatura. Innanzitutto mettiamo la lametta. Allora, come funziona il Mercure 37C? Vite sotto, quindi cosa succede? Svitiamo, tac, così, svita, 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 tanto non succede niente. Togli il pezzo sopra. Due pezzi, quindi apriamo. Mettiamo qua. Tac, tac. Perché ho scelto il Mercure 37C? Perché non lo utilizzavo da tanto tempo ed era intampato là dietro. Ho detto, beh, utilizziamo questo, ok? L'ho storto, quindi è storto, ok? Slante perché è storto. Però questa è l'esposizione, questo è il gap. Non mi ero trovato benissimo, se non sbaglio. Lo riproviamo dopo tantissimo tempo. Cosa intendo per meccanica del sapone che la vedo diversa? Intendo che
Se è una nuova formula, non lo so, però le vecchie formule schiumavano abbastanza, no? Questa qui schiuma molto meno, fa quel montaggio bello pastoso. Vabbè, preleviamo, vi faccio vedere. Profumazione su questa io non la sento sparata, e dopo cerchiamo un dopo barba da utilizzare da vinaglia. Molto di classe, nel senso, chi non ama le profumazioni sparate, io non la sento sparatissima. Adesso io non vi so dare informazioni perché non mi sono guardato tutto quello che era del sapone, ma se non sbaglio, ok, questo è il prelievo. Idratiamo. Dovrebbe avere quelle note, cioè le note, non so, io non me ne intendo, i profumi molecolari, non so se è composto da una parte molecolare di questo sapone, non ve lo so dire. Ho letto qualcosina, ma poca roba, giusto per darvi, per prendervi la piramide olfattiva. Mentre prendevo la piramide olfattiva stavo leggendo un attimo un paio di info riguardanti il prodotto. Comunque, per chi non lo sa, è un prodotto artigianale, anche per quanto riguarda la ciotolina, ragazzi. Ceramica. Confronto, adesso vi faccio quello che dicevo prima, no? Adesso gli diamo ancora acqua, no? Ma cerco di stendere per farvi vedere una cosa. Se anche voi avete notato questo, magari, siccome è molto tempo che non li utilizzo, perché l'ultimo che avevo utilizzato era quello Terra Mia, anche lì ho mangiato da Michele. Vi do un consiglio: volete gli omaggi da Michele? Fate, che ne so, al posto di prendere un sapone sto mese, mettetevi dindi da parte e caricate. E Michele vi dà gli omaggi e io ne approfitto. Quando è così, cosa faccio? Adesso ho fatto un ordine tipo di 400 e passa euro. Boom! Fate gli ordini così e lui cala. È una cavolata, però basta il pensiero a volte. Basta il... Io a volte ho fatto anche ordini di 400 euro in altri siti. Ma come omaggio forse un pacco di lamette, due pacchi di lamette. Sembra una cavolata, però funziona, credete? Provate. Voi provate. E non è la prima volta. Lo vedete diverso voi? Vado ancora di acqua. Quello che notavo era anche un po' più scorrevole. Perché, come vi dicevo, stavo già facendo un video, ma sono stato disturbato dal medico di controllo. Ok, ragazzi, direi di procedere. In rasatura. Facciamo il primo e poi vi dico le note di testa e poi ci fermiamo e vi dico piano piano tutto. Procediamo, ragazzi. Mercure 37C Slant. Tendiamo e via.
se non sbaglio c'è del latte di capra anche, se non sbaglio. O di capra. Poi voglio un consiglio, no? Preferite che vi smarrono, perché io lo faccio, non mi è un problema. A volte mi piace anche mettermi lì a controllare, spiegare tutto, me lo studio 10 minuti, che vi smarrono spiegandovi tutta la meccanica, cosa c'è all'interno di un sapone, o che andiamo blandi. Fatemelo sapere, perché io mi metto l'impegno per lo smarronamento, fatemi sapere. Ok ragazzi, allora sai cosa faccio? Che poi farò un video, no? Finito la rasatura, parliamo un attimo di una cosa. Nel frattempo che procediamo, che vi ho promesso, che vi dicevo le note olfattive, ve le dico subito. Fatemi solo sciacquare mentre mi insapono, vi dico le note olfattive. Volevo parlare di una cosa importante però. Ogni tanto ci ritorno, ma è giusto, perché noi a volte diamo per scontato che più andiamo avanti e più non diamo più, cioè, consigli, non parliamo più di come affrontare le nostre rasature, no? Arrivo. I messaggi che mi stanno arrivando sono: è normale che utilizzi il rasoio di sicurezza, e a differenza di un classico multilama Mach 3, Mach 4, quelli che sono, mi devasto il viso. All'inizio ragazzi ci vuole manualità, gestualità, dobbiamo sapere utilizzare il sapone, come montarlo, l'acqua, tutto. Quindi sì, può essere, dobbiamo fare solo delle accortezze, ma ci sta, successo a me, successo a te, successo a tanti altri, tantissimi. Ci vuole solo un po' di manualità e un po' di accortezze sulla rasatura. Adesso, mentre facciamo questo, vado con le note di testa. Mandarino, mirra, bergamotto, alloro e pesca, e poi mi fermo per le note di cuore e ci vediamo dopo. E vi stavo dicendo, io per esempio, queste note sono quelle che dovresti sentire subito. Cosa vi posso dire? Pesca, forse mandarino, un po' di, ma è difficile, è veramente difficile. Andiamo avanti. La cosa secondo me più importante, oltre al fatto dell'angolo del rasoio per quanto riguarda le prime rasature, l'angolo, il classico, come dice, generalmente ti dicono 30 gradi, riesci a gestirtelo tu, apri, chiudi, piano piano, fai le tue prove, gestisci tu il rasoio in mano, con la lametta, perché tanto alla fine i discorsi poi sono sempre gli stessi, però la miglior cosa è quando ve lo fate da voi, ok? La cosa che io reputo importantissima è proprio questo passaggio del sapone. Questo è importantissimo. Perché? Troppa poca acqua, non avete scorrevolezza. Troppa acqua, non avete protezione. E ci sono tanti, tanti fattori. Poi con il tempo si incomincia piano piano a capire come utilizzare il sapone, i
il rasoio, la mette. Poi, come vi dico sempre, dedicatevi quei 20 minuti, 30 minuti. Sto generalizzando sul tempo. Un giorno faremo anche un video, quanto ci lo faremo, forse al prossimo poi lo facciamo. Andiamo di obliquo. Finito l'obliquo, andiamo con le note di cuore. Poi è normale, ci sono giorni, no anche per la barba, quel giorno non siamo predisposti, un po' come le donne, no? E ci sta, per esempio, io ho fatto l'abitudine a radermi tra il primo pomeriggio e la sera. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che io al mattino non posso più radermi. Barba di 2 giorni o 3, 2 credo. Come potete vedere, questo rasoio non lo utilizzavo da tanto tempo e non avevo un ricordo proprio buono di questo rasoio. Però momentaneamente lo sto sentendo molto dolce, molto tranquillo e sta facendo il suo lavoro senza assolutamente premere, fare niente di particolare, perché non si sente. Nei rasoi che tu non senti in viso, tendi sempre boom boom a schiacciare con sta manina. Ok ragazzi, adesso io direi di andare col contropelo, quindi sciacquo, insaponiamo, vado a prelevare ancora un po' di saponcino. Allora, scarico solo il pennello. Cosa vuol dire scaricare un pennello? Comunque finisco questo sapone in viso, quindi prima di andare a prelevare nuovamente faccio questo, basterebbe. Per quale motivo? Perché se gli do ancora un po' di acqua, lui si monta ancora un po'. Però io cosa faccio? Vado a prelevare ancora un po' di saponcino ugualmente e poi vi dico le note di cuore. Mi stanno chiamando, non posso rispondere, sarà, però ok Johnny. Acqua. Guarda, aspetta, c'è una magia. Ma voi riuscite? Provateci, dai. Non lo dite a nessuno. Good. Mamma mia, mi piace costruire e distruggere sempre. Ragazzi, la cosa più bella, ultimamente vedete che non faccio video ogni 3-4 giorni. Faccio i video quando me la sento. Anche qua, no? Essere obbligati a fare un video ti scogliona, parliamoci chiaro. Lo devo fare quando ho bisogno. Oggi avevo bisogno di stare con voi. Sembra strano che tu dici con voi. Stai parlando davanti a una telecamera con uno specchio di fronte, ti fai la barba, eh?
Ah, però. Opla. Io mi diverto. Ok, sciacquiamo. E andiamo. Allora, cuore. Legno di cedro, gelsomino, mughetto, ciclamino, violetta, rosa e patchouli. Allora, devo solo controllare una cosa importante. Qual è? Aspettate. Con la barba, non mi, con la schiuma non mi riconosce. Perché prende? Ok, posso richiamarla dopo. E contro Pelos. Procediamo. Preoccupare il cane che sta mangiando. Adesso sta bevendo. Ehi! Boh, non insisto che voglio farvi vedere una cosa, senza insistere. Sciacquiamo, tre passaggi, tranquillo. E voglio dirvi un'altra cosa. Poi, quando passiamo alla rastura tradizionale, dopo circa un mese, incominciamo a domandarci. Simo, ma... Eppure a me sto BBS non mi viene. Allora, innanzitutto bisogna capire una cosa. Non cercarlo il BBS, anche perché quando ti radevi col multilama non hai mai fatto caso al BBS, non sapevi neanche cos'era. Quindi lascialo perdere. Una rasatura che tu tieni con un rasoio di sicurezza, ma non perché siamo qua, che è una passione, ognuno fa quello che vuole. Non ci hai mai pensato, lascialo stare, quella è una cosa che ti verrà piano piano. Io... ci puntavo quasi sempre massacrandomi, ultimamente non lo penso proprio, perché una rasatura come questa, adesso mi controllo solo il baffo, penso che non devo andare a ritoccare più nulla, perché sono a posto. Una volta che faccio questo, qua sotto, giusto perché mi tolgo i peletti vicino al naso, guardate, penso che non ci sia nulla da invidiare, ok? Poi qua sotto così. A posto, come nuovo. Vi devo dire le note di fondo. Ok. Allora, note di fondo. Troviamo ambra, muschio, salvia e vaniglia. Allora, adesso cosa andiamo a utilizzare? Allora, io vorrei due prodotti volevo accoppiare qua a sto punto. Allora, io ne ho di prodotti di dopo barba, perché dopo barba a me mi piacciono, quelli di Extroco, mi piace, a me mi piace tutto, la storia la sapete, però
Allora, c'è questo che è veramente veramente buono. Poi questo è, cioè, per esempio, ve la dico, visto che siamo qua, vi dico la piramide olfattiva di Barracco. Questo ha come testa pesca, bergamotto, verde e legnosa, cuore lilla, mughetto, rosa, violetto, zonica, fondo muschio, legno e ambra. Poi abbiamo terra mia, la cosa anche buona a me che mi piace tanto è quando ci sono le note olfattive nei prodotti. Terra mia, troviamo note di testa agrumata, aldeidica, ananas, mela, pesca, note di cuore, chiodi di garofalo, rosa, zenzero, cannella e cassia, note di fondo, vaniglia. Poi troviamo quella che volevo utilizzare io, che è, eccolo qua, perché secondo me ci va a nozze questo. Questo è potentissimo, raga. Questa è l'entrata della Sage 2, raga, è qualcosa di potente. Come note troviamo, come testa troviamo fumo, agrumata, mela e cuoio. Cuore, mughetto, rosa bianca, violetta e terrosa. Come fondo troviamo spezia calda, muschio, legni, ambra e vaniglia. Io direi di andare di questo a sto punto, no? Vediamo, aspetta. Perché questo qui è potente, per la massima poi è potente. No, vado di terra mia. Andiamo di terra mia, ragazzi. Vado. Ok. Raga, cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo utilizzato sapone Extra Gregory, prezzo 48 euro. Lo trovo diverso come meccanica, secondo me gli do un punticino in più, visto che dobbiamo parlare confronto a quello. Non so se effettivamente è una nuova formula, da tanto che non li utilizzo, magari devo provare a utilizzarlo per vedere se è uguale, magari è una mia dimenticanza. Niente, prezzo 48 euro, abbiamo utilizzato il Mercure 37C. Se non sbaglio anche lui sta sulle 35 euro più o meno, non a compenso col sapone, sto dicendo più o meno il prezzo, poi magari mi sbaglio. Come pennellino 20 euro, Colosseo, no, Ro, Lupa, scusate, Lupa, e basta. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.